Gentili telespettatori, buonasera, benvenuti alla visione e all'ascolto di Informazione, appuntamento numero 8. Tante sono le giornate sin qui disputate nel campionato di prima categoria, Girone F, la categoria di calcio che ci siamo, come dire, apprestati a seguire quest'anno. Giornata interessantissima, il match clou si è, come dire, rivelato tale. Parliamo di Aquila Calatina e Megara Augusta, hanno entrambe le formazioni offerto uno spettacolo degno, insomma, della categoria e non solo. Parleremo di questo soprattutto, ma non soltanto, tanti gli argomenti che verranno fuori grazie alla preziosa partecipazione dei nostri ospiti questa sera, numerosi. Prego infatti la regia di inquadrarli, ve li vado subito a presentare. Eccoli qua, dalla sinistra dei vostri teleschermi, un grazie per essere intervenuto ad Enrico Matracia, che è un tecnico in forza alla formazione delle Aquile Calatine, si occupa dei primi calci. Quindi vicino a lui il collega Lucio Gambera, qui nella doppia veste di giornalista, ma direi soprattutto di presidente dei giallorossi, ovvero del Militello che capeggia la classifica di questo girone F del campionato di prima categoria. Graditissima la presenza anche nei nostri studi del primo cittadino di San Michele di Ganzaria, Giovanni Petta. Buonasera sindaco, benvenuto ad Aldo Sortino, presidente delle Aquile Calatine. Buonasera a voi. Adesso cambiamo inquadratura per salutare gli altri ospiti, sempre dalla sinistra un bentornato ad Angelo Raspina, segretario e dirigente delle Aquile Calatine, il nostro, come dire, ormai opinionista Pierluigi Santonocito. Buonasera. Ma soprattutto presidente del Real Calcio Palagonia, e un benvenuto all'altro ospite, anch'egli delle Aquile Calatine, si tratta di Valerio Di Dio Fiorentino, che si occupa degli esordienti. Molto è importante ovviamente la scuola calcio in seno alla formazione biancorossa. Allora, cosa è successo in questa ottava giornata? Per capirlo guardiamo i risultati, li leggiamo insieme, alcuni importanti, ed eccoli qua integralmente. Come detto, non ha tradito le attese, Aquile Calatine battono Megara Augusta 4-2. Poi, importante la vittoria esterna del capolista D'Agata contro il NB Mister Bianco, quindi Palagonia Motta 0-0, Real Picanello Lineri 1-0, Real Tremestieri Cara Mineo 2-1, Sporting Priolo e Carlentini hanno pareggiato 1-1. Alla luce di questi risultati, ma direi anche dei recuperi che si sono giocati in settimana, infatti è stata recuperata e magari fra un po' la vedremo in sovrimpressione, possiamo intanto mandare però la classifica, le due partite che sono state recuperate di giorno 1 per impraticabilità del campo. La classifica quindi aggiornata dopo 8 turni è capeggiata dal duo D'Agata e Militello a quota 18, quindi stesse vittorie, una sola sconfitta a testa, fa la differenza soltanto la differenza reti, appunto, a più 11 è il D'Agata, a più 10 il Militello. Segue in terza posizione la formazione delle Aquile Calatine con 15, Sporting 14, Megara e Carlentini 11, importante salto in avanti del Carlentini, direi del sorprendente Carlentini a questo punto, quindi Real Picanello 10, Motta e Caramineo insieme all'NB Mister Bianco 8 punti e poi Lineri 7, Fanalini di coda, chiamiamoli così, amorevolmente, Palagonia e Real Tremestieri con 4 punti, quindi ancora una volta rimandato l'appuntamento con la vittoria per i biancorossi di Palagonia. Se riusciamo a mandare la schermata relativa alla sesta giornata, eccola qua, in settimana sono stati recuperati due match, Palagonia-Carlentini, come vedete i biancorossi hanno perso in casa col Carlentini, importante invece la vittoria del Caramineo contro, in quelle di Gravina, contro il Real Picanello per 4-2. Allora, ritorniamo sulla classifica e coinvolgo subito il presidente Gambera perché insomma possa esprimere la sua, immagino, soddisfazione per questo primato. Sì Gianni, grazie a te per l'invito, siamo soddisfatti per questo primo posto, però noi siamo soddisfatti anzitutto per la tenuta di gioco, per la condizione mentale, per il gruppo, per la guida tecnica, insomma non guardiamo alla classifica ma guardiamo veramente, anche perché siamo ancora una fase quasi iniziale della stagione, quindi
dobbiamo un po' far maturare gli eventi e magari attendere la fine del girone di andata, perché probabilmente la classifica, anche se già comincia a esprimere diversi valori, che probabilmente possono anche essere quelli sommariamente definitivi, però ritengo che un quadro più complessivo e quasi definitivo si potrà avere sicuramente a dicembre, al termine del girone di andata, anche perché quest'anno il girone è atipico perché prevede una squadra in meno rispetto allo scorso anno, sono 13, c'è una squadra che riposa, poi alcune squadre non hanno ancora diciamo conclusa la lotteria degli scontri diretti, quindi insomma ci sono ancora delle partite interessanti, soprattutto se vediamo la zona più o meno dell'alta classifica. Quindi da parte nostra sicuramente c'è soddisfazione, però c'è anche una sufficiente moderazione e la voglia di lavorare in settimana con impegno senza particolari illusioni. Torneremo ancora a parlare di Militello, volevo coinvolgere il sindaco Petta, intanto per capire, insomma, informare i nostri telespettatori sulla sua passione, quanto ama il calcio, quanto lo segue solitamente. Sì, buonasera, intanto saluto e ringrazio per il cortese invito. Sì, io sono un appassionato di calcio sin da ragazzino, anche se non ho, diciamo, svolto questa attività in maniera concreta, se non a livello amatoriale. Quindi lo seguo ogni domenica, sono sul teleschermo a seguire tutti gli incontri di calcio quando posso, compatibilmente con i miei impegni. Dico, questa realtà, diciamo, che si sta creando in questo territorio, penso che sia una cosa molto, molto positiva sotto diversi aspetti. Sicuramente Aquile Calatine, quindi io parlo, diciamo, perché sono stato pure coinvolto come amministrazione da parte della dirigenza, credo che sia un'occasione positiva per far conoscere ancora di più quello che è lo sport e il calcio in generale su tutto questo territorio, perché credo che di questo, dello stare insieme, della socializzazione, del fare dello sport, nel confrontarsi durante questi incontri su più comunità, penso che sia un obiettivo importante che la dirigenza amalgamata tra Caltagirone e San Michele sta cercando di portare avanti. E su questo io ne sono straconvinto e soprattutto cercando di dare un impulso importante a quello che è il settore giovanile, nel senso di togliere, proprio lo voglio dire in maniera forte, i nostri figli, i nostri ragazzini dall'estate per poter fare qualcosa e soprattutto stare insieme, essere impegnati. E credo che questo obiettivo il Presidente, insieme ai collaboratori, gli altri dirigenti e i tecnici, credo che lo stanno ben raggiungendo. Io, tra l'altro, per tornare alla sua domanda, quando posso seguo pure i miei figli, perché loro pure giocano, diciamo, nelle Aquile Calatine. E li seguo con voglia e passione, proprio per far capire che noi genitori siamo presenti e vogliamo stare attenti alla crescita sana dei nostri ragazzini. E di questo ne sono assolutamente soddisfatto e contento anche della minima partecipazione, diciamo, che possiamo dare come amministratore, come amministratori, diciamo, in base ai nostri impegni. Quindi mi auguro che continui così questa avventura e che vinca veramente lo stare insieme e lo sport in generale. Torneremo su questo argomento, soprattutto nella seconda parte, ma vorrei che lei veramente rispondesse diciamo, a questa domanda. È un buon esempio, sicuramente, come già sottolineato, questo modello di cooperazione tra le formazioni di Aquila San Michelese con l'ex Kennedy, insomma, Caltagirone, che hanno fatto insieme le Aquile Calatine. A livello istituzionale, come dire, il Calatino ha dato dimostrazione di riuscire in taluni frangenti a stare uniti, insomma, a stare insieme, ma oggi ci sembra un po' più complicato. La domanda è questa: cosa possono fare le istituzioni per aiutare lo sport in questo senso a cooperare tra, insomma, i diversi comuni che compongono il comprensorio?
Io ho un modo d'agire, quello di essere presenti, cioè di dire noi ci siamo perché crediamo a quella cosa. Io penso che le amministrazioni, anche sullo sport, al di là di tutti gli altri impegni che possiamo avere, problematiche relative al personale, infrastrutture, conti di bilancio, eccetera, lo sport è sicuramente una branca fondamentale di una comunità. Quindi l'amministratore, l'amministrazione deve per forza inserirsi. Io voglio soltanto portare un piccolo esempio su me stesso. Quando il mio figlio ha iniziato, diciamo, a crescere, quindi a poter inserirsi in una società sportiva, io stesso ho dato la mia disponibilità a dare una mano d'aiuto al tecnico, diciamo, che c'era da allora, per cercare di portare avanti questi ragazzini alla crescita sana verso lo sport, che sicuramente è educazione, è stare insieme, è confrontarsi, eccetera. Quindi le amministrazioni devono stare presenti, devono cercare di dare nei limiti del possibile un piccolo contributo, ma che diciamo è forse più simbolico che altro, nel senso di dire ci siamo e ci crediamo, e sicuramente mettere a disposizione tutte le strutture che ha un amministratore. Noi abbiamo poche strutture, sicuramente Caltagirone è un'altra realtà, noi abbiamo un campo sportivo e un campetto polivalente e due palestre. Bene, noi li mettiamo a disposizione di qualsiasi associazione, di qualsiasi cittadino che vuole organizzarsi per fare dello sport, perché queste strutture non sono del comune, del sindaco, dell'assessore, ma sono beni pubblici, sono della comunità, per cui la comunità ha tutto il sacrosanto diritto di poterlo utilizzare, pur con i diritti e doveri che si impongono, quindi la giusta manutenzione, eventualmente lasciare così come ha trovato la struttura prima di utilizzarla. Quindi le amministrazioni devono essere attente e dare quello che possono per favorire lo sviluppo dello sport in generale. Ha già sottolineato la valenza, l'importanza che ha, come dire, il settore giovanile di una società. Volevo coinvolgere Pierluigi, facciamo un po' un'inversione rispetto alla scaletta che siamo soliti fare, per parlare proprio di quello che è stato il fine settimana per le tue formazioni e se ci sono stati avversari fra i presenti in termini di società. Noi questa domenica siamo scesi in campo con gli allievi ed i giovanissimi. Con i giovanissimi abbiamo perso in casa contro la Ternò per 1-0. Abbiamo perso meritatamente perché la Ternò si è dimostrata una squadra forte ed organizzata. Invece con gli allievi abbiamo vinto la terza partita consecutiva a Catania contro l'Atletico per 6-0. E quindi momentaneamente siamo in testa negli allievi. Nei vostri gironi ci sono le squadre di Militello, No, di perché no. quest'anno nel campionato allievi provinciali le squadre del Calatino, che siamo 8, sono state suddivise in due gironi, girone A e girone B. E nel girone dove partecipa il Calcio Palagonia c'è l'Usasport Caltagirone, il Gran Michele e l'Atletico Ramacca, mentre le altre quattro formazioni del Calatino, che sono Militello, Scordia, non mi ricordo le altre due. E Militello, Scordia, Audax, sono nel girone B degli allievi provinciali. Bene, ritorneremo su questo argomento, ma sentiremo soprattutto Pierluigi, testimone, come dire, oculare dell'ultimo match dei biancorossi di Palagonia, che, come dire, rimandano l'appuntamento, come detto, in apertura con la vittoria. Ma adesso apriamo la parentesi della partita clou di questa ottava giornata, come detto, tra le Aquile Calatine e il Megara Augusta, finita 4-2. Gli highlights, immagini di Santo Saimbene, montaggio di Francesco Cascino. Benvenuti alla visione e all'ascolto di questo match di calcio tra le formazioni di Aquile Calatine e Megara Augusta. È una partita relativa all'ottava giornata del campionato di prima categoria, Girone F. Ecco gli schieramenti in campo, partendo dagli ospiti così schierati: Passanitti, Di Carro, Giliberto, Mangiameli, Marziano Miceli, Ismail Prato, Di Mauro, Migneco, Maglitto con la casacca numero 11. Ecco invece la formazione delle Aquile Calatine: Scacco, Welli, Lobartolo, Scimonetti, Ausilio, Aleo, Alessandro, Ruscica, Gibaldi, Lanza e Annaro. Il direttore di gara è il giovanissimo Giuseppe Frasca della sezione di Ragusa. Il tocco, ottima la sponda di Lanza, l'incursione offensiva dunque di Alessandro sulla tre quarti avversaria, punta verso i 16 metri, va in dribbling, ha saltato un avversario, trattenuto, messo a terra e c'è calcio di rigore a favore della formazione di casa per questo atterramento ai danni di Alessandro. È proprio lo stesso Alessandro che si incarica della battuta della massima punizione, il fischio dell'arbitro, il destro di Alessandro e la palla in gol. Aquile Calatine 1, Megara Augusta 0.
Attenzione a questa incursione offensiva del giocatore Alessandro, ancora sulla corsia di sinistra. Parte il traversone in mezzo al testa, il tocco sotto misura e la palla in gol. Ha raddoppiato Lanza, incredibile, 1-2 delle Aquile Galatine su questa ancora straordinaria azione. Sulla sinistra rapidissima di Emanuele Alessandro, che ha guardato in mezzo, ha messo un pallone a mezza altezza sul quale si è prontamente avventato l'attaccante Lanza, che di piatto destro, seppure con la complicità del portiere avversario, ha depositato nuovamente nel sacco. Il servizio ancora sulla corsia di sinistra, beneficio di Maglietto, Maglietto mantiene la palla in campo, parte il traversone, attraversa tutto lo specchio della porta, la palla che rimbalza nell'area di rigore, la mette fuori Lobartolo, poi il gran destro e la deviazione in corner di scacco. Pronto c'è con le mani Mangiameli, lancia verso i 16 metri avversari, la palla pericolosamente in mezzo, batte ribatti, l'istintiva e prodigiosa parata a respingere di scacco e la palla messa fuori da Alessandro, che tenta il contrattacco. Colpo di testa di Lanza nella zona di Gibaldi, che va in velocità verso l'area avversaria. Gibaldi, Gibaldi, il destro e la palla che sfiora il palo e finisce a fondo campo. Azione gol clamorosa sul destro di Gibaldi. Bene, formazione ovviamente in campo, gentili dei spettatori. Ovviamente parliamo delle Aquile Galatine del Megara Augusta per la ripresa di questo match relativo all'ottava giornata del campionato di prima categoria. Aquile 2, Megara 0. Miglico apre a sinistra per la corrente, Giliberto, Giliberto parte del suo traversone centroario pericoloso, il colpo di testa ravvicinato di Maglietto, bloccato con sicurezza da scacco. La rimessa tra i piedi di Prato, Prato indirizza nella zona del solito Di Mauro, Di Mauro fa la sponda bene, la palla filtrante in aria, il gran tiro, la palla in gol. Il gol molto bello di Di Mauro, che accorcia le distanze per il Megara Augusta. Tutto questo, gentili telespettatori, quando siamo nell'undicesimo minuto in corso di questa ripresa. Ripeto che alla vigilia di questo torneo era fra i più accreditati, dato il cross sotto misura e la palla in gol! Gol! Ha segnato Lupic, se ho ben visto, anzi no, autogol. C'è però a far buona guardia Welly, Welly va in dribbling, saltato un avversario, si allarga verso destra, porta la palla ancora Welly, in velocità salta anche un terzo avversario, ancora Welly, un quarto verso la linea di fondo, ancora Welly, lo va a contrarre, lo ferma in calcio d'angolo, anzi è fallo da rigore, calcio di rigore a favore delle Aquile, strepitosa azione di Welly, un giocatore di altra categoria. Viene espulso il portiere, avevo visto male evidentemente, mi era sembrato Marziano, colui ovvero che aveva commesso il fallo, ma in realtà l'arbitro ha espulso l'estremo difensore perché ha detto qualcosa di riguardoso nei confronti del direttore di gara, che ha dunque estratto il cartellino rosso. La formazione siracusana è costretta a un'altra sostituzione, esce infatti il numero 6 Miceli ed entra il secondo portiere, che è Rizza, quindi Rizza per Miceli. Lanza dunque contro Rizza. Tutto questo, gentili telespettatori, quando siamo al 36esimo. Il destro di Lanza e la palla in gol. Aquile Galatine 4, Megara Augusta 1. Il destro di Ismail, alto e centrale, colpo di testa, la palla in gol. Imperioso lo stacco e altrettanto violento l'impatto con la sfera di Marziano, che accorcia le distanze. Quindi al 43esimo, portando a 2 le marcature dei neroverdi. È il triplice fischio del signor Frasca. Ribadiamo dunque il finale, gentili telespettatori, di una partita veramente straordinaria, quella che abbiamo visto oggi sul terreno di gioco del primo buongiorno di Caltagirone. Aquile Galatine 4, Megara Augusta 2. Dunque, spettacolo di gol e non soltanto sul terreno di gioco del primo buongiorno a Caltagirone. Pensate un poco che sono state 13 le marcature in questa ottava giornata, ben 6 si sono registrate, insomma, sono state registrate su questo campo in questa partita, che certo, presidente Sortino, immagino non vi aspettavate iniziasse così bene. No, ci aspettavamo 3 minuti 2-0. Che il fatto che in 2 minuti 2-0, no, perché non capita tutti i giorni. È stata una partita con un inizio schioppettante. L'abbiamo preparato abbastanza bene durante la settimana, ci speravo della vittoria, però non, diciamo così, l'1-2 così veloce. Poi la partita, diciamo, è stata
fatta di episodi, perché se chiudiamo noi sul 3-0 la partita finisce là. Alla fine, a prescindere il rigore se c'era o non c'era, penso che sia stata una partita strameritata, a mio modo di vedere. Non perché sia di parte, però chi l'ha visto può giudicare da sé. Devo fare un plauso pubblicamente ai ragazzi perché hanno fatto una gran bella partita. È stata una partita bella perché il valore tecnico, Angelo, delle due formazioni è, vuol dire, elevato, si usa dire di categoria superiore, sicuramente lo sono molti giocatori. Le Aquile hanno incontrato sia il Dagata che il Megara. Domenica, qual è la squadra più forte? La squadra migliore, il Megara. Quello che ho visto io, il Megara sino ad oggi è stata la squadra più completa che ho visto io. Non conosco ancora le altre tre formazioni, cioè dire il Cane, il Militello e il Rappica, però vediamo, li vedremo entro questi mesi, entro il mese di dicembre. Però domenica, devo dire, ho visto il Megara, una squadra completa. E noi abbiamo avuto la fortuna, come ha detto il nostro presidente, di fare l'1-2 in 3 minuti. Abbiamo avuto l'opportunità di fare il 3-0 e chiudere la partita, però abbiamo avuto anche la fortuna di non fare, che il Megara non facesse il 2-2, perché altrimenti la partita cambia. Perché facendo il 2-2 la partita cambia, perché si innervosisce tutto, si può innervosire tutto. Io devo dare un plauso all'arbitro, devo dire che in queste 8 partite ne ho viste solamente 6, perché fuori casa non ci vado, e devo dire che il direttore di gara, che anche giovanissimi rispetto agli anni passati, hanno molta più tecnica, sono molto più decisi. Forse magari avrà sbagliato nell'occasione del secondo rigore, sicuramente forse. l'unico episodio, se riusciamo a mandare intanto alla regia l'episodio, però devo dire che questo ragazzino di, sembra chiaro, questo ragazzino sul di 18 anni e mezzo circa, ha avuto carattere, ha saputo gestire la partita, era sempre vicino alla palla, sempre vicino all'azione. Dio mio, se sbaglio, ripeto sempre, se sbaglio un calciatore lo incoraggiamo, se sbaglia l'arbitro lo condanniamo. Purtroppo sono atleti anche loro, sbagliano anche loro, però tutto sommato devo dire un giovanissimo arbitro che spero che possa fare carriera. Lucio, non so se hai guardato attentamente le immagini, rigore o no secondo te? Io non ho visto la partita, sai, dall'immagine televisiva qualcosa si vede, sembrerebbe che il difensore del Megara vada sul pallone. Non so, magari l'arbitro era in una posizione un po' anomala probabilmente, però si è visto, come diceva Boscov, rigore è quando l'arbitro fischia, quindi possiamo discuterla fino a domani. Se è stato errore, sicuramente è l'unico commesso da questo giovanissimo direttore di gara della sezione di Ragusa, tu li conosci e hai la mia stessa impressione che è quella, che questo è uno che farà strada? No, ma io ho già conosciuto un Frasca di Ragusa, non so se si tratta di una omonimia, però insomma, il Frasca di Ragusa che ho già incontrato anche in passato, già in promozione, eccellenza, e comunque arbitra partite di cartello di prima categoria, quindi non è un caso che sia stato designato per questa gara, che certamente era la più importante sul piano della classifica per questa giornata. E io ricordo di aver, mi sembra lui anche dall'immagine, poi magari potrebbe anche essere un omonimo, però ricordo di averlo incontrato in una partita a Catania con lo Sporting Barriera 2 anni fa. Molto deciso, una partita da noi anche persa, comunque non per colpa dell'arbitro. Posso correggere, perché il ragazzo mi diceva che quest'anno era il primo anno che faceva la prima categoria. Sarà un caso, sarà un'omonomia, sì. Infatti avevo chiesto proprio il primo anno che fai la prima. Ma ci sei il primo anno. Il cognome porta bene, perché porta il cognome bene. È di Vittorio, ragazzo. Allora, Diego Fiorentino, volevo coinvolgerti nell'argomento, diciamo, tecnico di questo match tra le Aquile Calatine e il Megara. Tu hai visto, mi immagino, altre volte, sì, le Aquile. Ho avuto modo di seguire altre, ecco, volte. Come, qual è il tuo giudizio sulla prestazione del Megara? Secondo me, anche vedendo dalle immagini, per chi capisce, non dico il 100% di calcio, anche il 50%, la partita è stata strameritata, cioè il risultato non è falsato, al di là del rigore, del secondo rigore, se può essere un po' discutibile. Quante sono cresciute le Aquile rispetto all'inizio di campionato e in che cosa? Secondo me il potenziale tecnico della squadra singolarmente, cioè conoscendo i ragazzi che sono
ragazzi che io conosco a livello calcistico e al di fuori del calcio è molto alto, perché ci sono ragazzi che veramente sono bravi a giocare a pallone, tipo Ruscica, Marco Lanza, Gibaldi, sono ragazzi che cioè, di categoria. C'è una squadra molto organizzata a livello tecnico e non solo. Bene, restiamo sull'argomento del match. Abbiamo realizzato alcune interviste, esattamente tre nel dopopartita. Sentiamo la prima con uno dei due direttori sportivi delle Aquile Calatine, Massimo Parisi. Io ritengo il Dagata superiore a noi e superiore al Megara. Rimane il fatto che il Megara non ha una squadra di prima categoria, ma è una squadra che punta a posizione di prestigio. Hanno una mentalità da squadra di categoria superiore, si comportano come una squadra di categoria superiore e quindi il comportamento vale più di qualunque tipo di risultato, perché nonostante abbiano subito dei torti, io le partite le vedo e do un giudizio mio, posso anche sbagliare, ma dalla mia posizione il quarto gol sul rigore non c'è, però ci sta nel calcio perché li abbiamo avuti anche noi. Punto. Ma la qualità del Megara non si evince solo dal comportamento di squadra di categoria superiore, si evince anche che hanno una squadra di giocatori che fanno la differenza. Noi abbiamo sfoderato una prestazione, devo dire, eccezionale, soprattutto il primo quarto d'ora. Dopo ci siamo fermati perché davanti abbiamo una squadra di grosso calibro per la categoria. Quindi il Megara sicuramente si farà vivo nelle zone alte, ma a noi interessava continuare questo filotto di partite e quindi oggi, come non le altre partite, siamo riusciti a chiudere il risultato, perché quando l'abbiamo messa sul 3-1 siamo riusciti a chiudere il risultato, nonostante abbiamo preso, non dico il secondo gol perché c'è stato un calo di tensione, ma il primo gol non possiamo prenderlo se vogliamo avere il piglio delle squadre che devono stare su. Individualmente in crescita tanti giocatori, Scimonetti, insomma Ruscica, che ha fatto un primo tempo così così, ma è molto, come dire, migliorato nella ripresa. E volevo però sentire il tuo commento su quella straordinaria azione di Welli da altra serie. Welli si sta abituando a fare queste ripartenze, perché questo è nel suo DNA, ma le ripartenze di Welli si accentuano di più e si evidenziano di più quando le altre squadre calano dal punto di vista atletico. Lui non cala, ma ha una marcia in più e quindi quel valore aggiunto di cui abbiamo parlato la domenica scorsa esce fuori negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, perché Welli, se viene lasciato libero, è devastante. Ma confermo che l'azione è stata splendida, perché Welli è un atleta caparbio e ha delle doti fisiche non indifferenti, ma anche tecniche, e questa è la cosa che sorprende di più. Riesce a giocare tutte le palle, anche quelle che sembrerebbero non adatte al suo ruolo. Lui riesce ad essere un valore aggiunto, in considerazione del fatto che ci ha regalato un rigore che, a mio avviso, dalla mia posizione non c'era. Con onestà, dalla mia posizione io non l'ho visto rigore. Devo dire che Welli continua ad essere un valore aggiunto. Per concludere, possiamo dire che è stato forse l'unico errore dell'arbitro, che mi è parso all'altezza della situazione sempre? L'arbitro è stato perfetto, sia quando ha ammonito noi, sia quando ha fischiato i falli, non ha sbagliato nulla, se non nell'occasione del rigore. Ma ribadisco, dalla mia posizione, che era una posizione defilata, non posso dirlo con certezza. Da lì ho avuto la sensazione che il rigore non ci fosse, ma la partita era già sul 3-1, quindi era già una partita chiusa dal punto di vista del risultato, perché se mancano 10 minuti alla fine e tu vai a fare il quarto gol, capirai che la partita è già chiusa. Come sentito, anche Massimo Parisi ha sottolineato la bella azione di Welli, che di settimana in settimana ci sorprende. Volevo coinvolgere Matracia su questo argomento. Avrei avuto modo di osservare la bella incursione sulla destra del giocatore di colore in forza alle Aquile Calatine. Come si commentano questi giocatori? Le Aquile Calatine quest'anno mi sembra che un bel mix tra la gioventù, diciamo, e la molta esperienza che ha a disposizione la squadra. E per quanto riguarda la partita di domenica, oltre all'episodio che abbiamo parlato tutti, come diceva il mio collaboratore Valerio, ha inciso poco secondo me, anche se in Megara, come diceva il direttore generale Parisi, secondo me
è di una categoria superiore. Lucio, non so se tu hai visto anche il Megara, o già l'avevi visto. Qual è il dilemma? Chi è più forte, il Megara o il Dagata? Secondo te qual è la formazione più attrezzata sul piano tecnico? Noi abbiamo affrontato il Dagata dalla prima giornata, anche in una situazione di parziale emergenza. Abbiamo perso di misura 2-1, ma avevamo anche il portiere in pessime condizioni, non avevamo il sostituto, insomma non eravamo proprio messi bene. Devo dire invece che pur avendo vinto ad Augusta con il Megara, mi ha più impressionato, ma relativamente alle due partite affrontate con noi, il Megara. Devo dire comunque concordo con Massimo Parisi, due squadre sicuramente attrezzate. Il Megara ha dalla sua che gioca con questi giocatori già da qualche anno: Passanisi, Migneco, Di Mauro, Marziano da 2 anni, sono già ben collaudati, Riccobello, ecco, è un mix che ogni anno riesce sempre a transitare nella zona playoff, anche se per qualche motivo poi non riesce a fare il salto finale di qualità. E probabilmente rispetto alla scorsa stagione ha perso qualcosa nella fase di impostazione davanti alla difesa, perché negli anni passati giocavano con Fabrizio Scadà, un mediano di grandi qualità tecniche, tattiche, molto intelligente, che impostava il gioco dalla difesa, quindi insomma ho notato questa differenza. Più o meno la squadra è la stessa, però mentre prima giocavano bene partendo dalla difesa con questo metodista basso, un po' alla Pirlo, che era Fabrizio Scadà, che invece quest'anno hanno perso, e ho notato questa differenza, ma il gruppo è quello e sicuramente è competitivo. Manca infatti del famoso playmaker, insomma, la formazione nero-verde del centromediano metodista lì davanti alla difesa, tant'è vero che domenica spesso si affidava al lancio lungo del difensore centrale Marziano, nonché capitano del Megara. Per chiudere questa prima parte, prima della pubblicità, volevo ricoinvolgere il sindaco Giovanni Petta. A proposito, abbiamo sottolineato, come dire, la valenza tecnica e atletica di questo giocatore, che è uno dei due di colore in forza alle Aquile Calatine, Welly. Anche questo è fare, come dire, integrazione. Non vorrei aprire una parentesi che non avrebbe poi fine, ma ecco, qual è la sua opinione? Come, tra virgolette, lo sport deve agire in questo senso? È una cosa, penso, normale, giusta che sia così, dare l'opportunità pure a chi viene da altri paesi, quello di potersi inserire in un contesto sociale diverso da quello molto probabilmente di provenienza, che per svariate ragioni, diciamo, portano queste persone, questi esseri umani a venire qui anche dalle nostre parti. Quindi lo sport è una buona opportunità di integrazione. Noi pure nel nostro comune, diciamo, abbiamo fatto qualche anno fa un progetto proprio di integrazione relativo allo sport, coinvolgendo, diciamo, i ragazzi e la squadra del Cara di Mineo, che credo che sia ancora la stessa, se no con qualche sportivo diverso. Quindi lo sport deve essere anche integrazione, e questo è un esempio classico. Ma vedendo la sgaloppata sono rimasto veramente... io le vedo ogni sabato, domenica, il mercoledì le partite, ma sicuramente questo ragazzo, non so ora l'età, sarà 97, ma credo che abbia delle potenzialità veramente incredibili. Gli auguro veramente di poter ambire a palcoscenici sicuramente ancora più ampi, perché è un'azione veramente straordinaria, cioè dalla difesa sino all'area avversaria, poi al di là che il rigore ci fosse o meno, veramente una dote fisica straordinaria, un'azione veramente, veramente bella. Quindi è bello poter vedere anche queste persone inserirsi nel nostro contesto sociale. Per chiudere, Pierluigi, ci sono delle, come dire, analogie rispetto a quella, mi pare se non erro, contro il Dagata, che il suo protagonista Welly sulla fascia destra, l'abbiamo sottolineato, insomma, sul piano tattico quanto sia importante la sovrapposizione.
Ma un giocatore perché riesca a fare i 50 metri di campo e non viene fermato, dove sta l'errore secondo te degli avversari che non lo fermano? È solo capacità tecnico-atletica di chi porta la palla fino in fondo oppure c'è comunque un errore? Lo chiedo al tecnico Santo Rocchetto. Io penso che più l'errore dell'avversario è la bravura di chi compie l'errore, perché Velli non è soltanto forte atleticamente e fisicamente, è bravo anche, come diceva Massimo, tecnicamente. Quindi tu quando abbini la forza atletica e fisica alla bravura tecnica è il massimo. Poi io voglio ricordare che stiamo giocando in prima categoria e ragazzi bravi ce ne sono in giro tantissimi. Purtroppo emergere oggi non è assolutamente facile perché il mercato è aperto a 360 gradi e quindi una cosa è essere bravo in prima categoria, promozione, una cosa è affermarsi tra i professionisti. Bene, con queste parole si chiude la prima parte di informazione. Gentili spettatori, pochissimi minuti di pubblicità. Quindi a dopo la pausa.